Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video che vi ho portato il mio nuovo mazzetto. Eccoci qua con la versione budget di un deck molto for fun, oltre che budget, creato dal vostro amichevole nonno della rete sul simpaticissimo bruto di pan di zenzero, un mana 1-1 rapido. Con un mana lui non può essere bloccato tranne che da creature con rapidità, e con due mana diventa il cibo, che è fighissimo anche nel video, poverello. Lui e la sua fedele compagna. Carta grissima che secondo me la vedremo in tanti deck. Io ho voluto montarla con una delle carte più particolari, però anche forti, della nuova espansione, come Uncommon, un bel costrutto, armatura barcollante, 3 mana, x3, lei ha l'attacco pari, cioè la forza pari al numero di artefatti o incantesimi che controlliamo. Quindi andremo a vedere tanti artefatti incantesimi che serviranno sia a pompare lei sia a giocare su di loro, come il famosissimo sorvegliante d'acciaio. Bella ristampa di M20, la tappiamo, mettiamo un più uno su ogni artefatto che controlliamo, perciò anche su di lui. Come possiamo dare fastidio all'avversario? Andiamo a vedere il colore di questo deck. Il colore è il bellissimo rosso, visto che siamo un mazzetto aggressivo. Ho montato il rosso sia per sparare danni, sia perché ci sono tante carte che possono girare su questo colore in sinergia con gli artefatti. Una di queste è la scarpetta di cristallo. Cenerentola, spostati. Con due mana è un equipaggiamento, con un mana si equipaggia, dà più 1 più 0 in rapidità a una nostra creatura. Quindi dal secondo turno in poi, o ancora meglio, dal terzo turno in poi, ogni creatura è potenzialmente una minaccia, dato che entrerà in gioco e attaccherà. Per dire, solo con lei, solo queste due carte, sono una 3-3 con rapidità, perché lei prende più 1 più 0 per ogni artefatto in gioco, più 1 più 0 lo dà lei, quindi una 3-3, solo con due carte. Forte anche col sorvegliante d'acciaio. Quando entra in gioco già lo possiamo attivare. Che abbiamo ancora? Vabbè, uno dei motivi importanti per cui ho messo il rosso, oltre alla scarpetta, è Saeli. Saeli? Planeswalker fortissimo. Che cosa fa? Forse uno dei migliori di Guerra della Scintilla. Con 3 mana, tra cui 2 o blu o rossi, entra con 5 segnalini fedeltà. Ogni qualvolta lanciamo una magia non creatura, creiamo un artefatto 1-1 sopra il meccanismo. Con meno 2 possiamo trasformare un artefatto che controlliamo in un altro artefatto o creatura che copiamo. Quindi possiamo trasformare un bel costrutto in un'armatura barcollante. Uno dei grandi esempi che potremmo fare, o perché no, un altro sorvegliante per mettere più segnalini, più uno più uno. Un'altra creatura artefatto che giochiamo è il servitore meccanico, 3 mana 2-3. Se per castarla, per giocarla, usiamo almeno 3 mana dello stesso colore, peschiamo una carta quando entra in gioco. Perciò molto forte per non perdere il vantaggio carta in mano, che in un mazzetto aggressivo è molto importante. È un artefatto, perciò è inutile dire che gira con l'armatura barcollante, sorvegliante, e in più con la scarpetta è una minacciosa 3-3 con rapidità. Come ultima creatura, non creatura, il gigante sbriciola ossa. 3 mana 4-3. Quando diventa bersaglio di magia o abilità, facciamo due danni al controllore di quella. Ah no, solo quando diventa bersaglio di magia, facciamo due danni al controllore di quella magia. E poi è un'avventura. Come
con due mana facciamo due danni a un qualsiasi bersaglio e il danno non può essere prevenuto in questo turno. Bella carta, veramente una bella carta. Perciò una 4-3 che con la scarpetta diventa una 5-3 con rapidità. E se non ci basta la rapidità, eccolo qua, un incantesimo, l'unico incantesimo del deck, però che va sempre in combo con l'armatura barcollante e la ferocia delle terre selvagge. 3 mana, le creature non umane attaccanti che controlliamo prendono più 1 più 0 e hanno travolgere. Perciò, oltre al fatto che noi abbiamo creature che diventano grosse grazie all'armatura barcollante e il sorvegliante, gli diamo quel travolgere che cambia molto la partita. E in più, tutte le nostre creature, non essendo umano, quando attaccheranno prenderanno più 1 più 0. Pensate con le pedine costrutto. Ho detto unico incantesimo, ho detto una bugia. Eccolo qui, la frenesia sperimentale. Forse è la carta più costosa e più forte del deck. Possiamo guardare la prima carta del Grimorio in qualsiasi momento, possiamo giocare la prima carta del nostro Grimorio e non possiamo più giocare carte dalla mano e con 4 mana la distruggiamo. Questo che ci fa fare? Che quando arriviamo ad avere 0 carte in mano o solo carte inutili in mano, iniziamo a giocare le carte dal deck. Visto che siamo rosso, eccoli qua, gli immancabili spari. 4 shock, 2 fuoco draconico ustionante, 2 mana fa 3 danni o a creatura o planeswalker, e quella creatura o planeswalker, invece di andare al cimitero, viene esiliata. E infine 3 fuochi sgominanti che fanno 3 mana, 3 danni istantaneo, e con adamantino, che è quell'abilità come il servitore, che se paghiamo tutti i mana dello stesso colore, facciamo invece di 3 danni, 4 danni. Molto molto utile, soprattutto in mazzetto monocolore. Monto solo due passaggi leggendari per andarci a cercare a diminuire le terre nel deck. E 18 montagne. Non ho voluto montare le altre terre non base perché non mi piacciono. Quelle che fanno il nano con 4 montagne o quell'altra che dà più 1 più 0, anche se ne potrebbero montare due, però non mi piacciono. E niente, raga, credo che il deck è molto figo. Andiamo a levare le terre. Mi sono divertito in questi giorni utilizzando questo mazzetto for fun, soprattutto per dare fastidio ai mazzetti di meta. Non è molto prevedibile e caccia un sacco di tech. Fatemi sapere cosa ne pensate. Like al video, iscrivetevi al canale. Commentate, richiedete il vostro deck, ci vediamo al prossimo video. Buona visione, ciao!